Piazza del Gesù è una delle piazze del centro storico di Napoli, posizionata sul decumano inferiore, ed è costituisce il punto di snodo tra l'antica città greco-romana e l'ampliamento urbanistico avvenuto durante il periodo vicereale. Ma è anche una piazza particolare, affascinante. Alle mie spalle è presente la Chiesa del Gesù Nuovo, che colpisce immediatamente per la sua facciata, con queste rare bugne. Che cosa sono? Sono delle piccole piramidi aggettanti verso l'esterno e che sono caratterizzate da segni incisi dai tagliapietre napoletani che lavorarono questa dura pietra di Piperno e che tradizionalmente andavano a individuare le diverse squadre di lavoro in cui erano suddivisi questi artigiani. Ma è in questo punto che la storia si mescola alla leggenda in una miscela di religiosità ed esoterismo. Ed è nata la leggenda dei segni del bugnato. Secondo la leggenda, Roberto Sanseverino, colui che fece costruire il suo palazzo nel 1470, proprio in quest'area, precedentemente la chiesa, si servì nella costruzione di maestri pipernieri che avevano delle conoscenze alchemiche, che erano capaci di caricare di energia positiva la pietra. Quindi questi segni sarebbero riconducibili a quelle conoscenze esoteriche. L'intento del Sanseverino qual era? Quello di convogliare l'energia positiva dall'esterno verso l'interno del suo palazzo. Ma quel giorno, per imperizia o perché corrotti dal momento che i nemici dei Sanseverino erano tanti, questi artigiani collocarono le pietre nel modo sbagliato, quindi anziché attirare energia positiva, attirarono ogni genere di sventura in quest'area, a partire dalla confisca di quel palazzo che fu venduto e fu acquistato dai gesuiti che lo tramutarono nell'attuale Chiesa del Gesù, passando poi per i diversi allontanamenti che hanno subito i gesuiti dal Regno di Napoli. Infatti per un periodo di tempo la chiesa fu affidata ai francescani, che la dedicarono alla Trinità Maggiore. E c'è ancora il segno del passaggio di questi francescani. Infatti la strada che unisce Piazza del Gesù con Piazza Monte Oliveto si chiama appunto Calata Trinità Maggiore. Fino ad arrivare poi alla Seconda Guerra Mondiale, che ha inciso negativamente, oltre in quest'area, anche su tanti altri palazzi del centro storico napoletano. Pensate che durante un bombardamento una bomba cadde sul soffitto della navata centrale della chiesa, ma rimase miracolosamente inesplosa. E questa bomba la si può osservare in uno dei locali attigui, la navata destra, quelli dedicati a San Giuseppe Moscati, perché la chiesa custodisce il corpo del santo, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987. Ma tornando ai segni, ecco, nel 2010 lo storico dell'arte Vincenzo De Pasquale, coadiuvato da altri professionisti, ha identificato in questi segni delle note. Quindi la facciata non è altro che un enorme spartito musicale da leggersi da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, e la musica che ne è venuta fuori è stata intitolata lapalissianamente Enigma. Ma c'è un altro elemento particolare di questa piazza che poi costituisce il suo fulcro: la guglia dell'Immacolata. Costruita intorno alla metà del Settecento per volere del padre gesuita Francesco Pepe, ed è la principale protagonista di un momento che appartiene prettamente al popolo napoletano e non al clero, frutto di un accordo tra Papa Pio VII e Ferdinando I di Borbone nel 1818. Un momento che si è protratto nel tempo e che giunge fino ai nostri giorni. Infatti ogni 8 dicembre i pompieri, davanti agli occhi di una piazza gremita, collocano sulla sommità della statua una corona di fiori, un atto d'omaggio del popolo napoletano nei confronti dell'Immacolata Concezione. E qui nuovamente la storia si intreccia con la leggenda. Si dice che se ci collochiamo alle spalle della statua a determinate ore del giorno, quindi bisogna essere anche un po' fortunati, il velo che avvolge il capo della Madonna appare come un volto stilizzato con lo sguardo fisso verso il basso, quindi un volto che ci guarda in modo diretto, penetrante, insistente. Secondo alcuni questo sarebbe il volto della morte in persona, con tanto di gobba e scettro. A questo punto non mi resta che invitarvi qui a Piazza del Gesù per venire a verificare con i vostri occhi la veridicità di questa leggenda, e se questa visione dovesse causarvi una sensazione sgradita, dovesse causarvi inquietudine, vi invito nuovamente ad alzare gli occhi, questa volta verso la facciata della chiesa, che lì è presente un'iscrizione che per alcuni potrebbe essere consolatoria. L'iscrizione recita: non est in alio aliquo salus. Non c'è salvezza in nessun altro all'infuori di Gesù Cristo.